Il Presidente apre la seduta. Prego. Allora, io mi limiterò a un breve saluto perché sono del tutto ignorante di questi studi, se non per quanto attiene ai miti che si creano soprattutto nel settore fisico. Uno di questi miti è appunto Bruno Tuschek. E innanzitutto vorrei ringraziare Francis Tuschek per essere qui tra noi. Dicevo che di Bruno Tuschek la fama è arrivata perfino nelle discipline umanistiche. Il primo che me ne parlò fu un amico, Carlo Bernardini, che mi spiegò l'intuizione geniale che ebbe e che diede luogo alla prima di quelle macchine che poi trovarono l'espansione che attualmente ha prodotto le grandi ricerche del CERN, oltre che le grandi ricerche fatte già a Frascati. Bruno Tuschek, come sapete, è stato socio di questa accademia dal 1972. Durante la sua attività presso questa accademia organizzò anche numerosissime grandi lezioni di fisica che proprio il nostro Giorgio Parisi ha provveduto a far restaurare, che oggi sono finalmente di nuovo disponibili. Bruno Tuschek rappresenta un po', come tanti altri fisici della nostra Accademia, un elemento di congiunzione fra questa Accademia e la Sapienza, la grande scuola romana, di fisica. Quindi il fatto che questa giornata di ricordo per lui abbiano avuto luogo fra la Sapienza e si concludono qui all'Accademia ha un valore anche simbolico, come ha un valore molto, credo, simbolico il fatto che noi si faccia questa seduta proprio alla fine settimana, alla fine della settimana precedente a quella in cui sarà consegnato il premio Nobel a Giorgio Parisi. Mi diceva proprio Giorgio che certamente Bruno Tuschek, se non fosse morto prematuramente, avrebbe certamente avuto anche lui il Nobel, forse insieme a Rubbia, che appunto ha lavorato sulla scia della grande intuizione, invenzione che ha dato luogo al primo dei grandi acceleratori. Dicevo prima che Tuschek è un po' un mito, è un mito sia per la vita straordinaria e anche drammatica che ha avuto e da cui in un certo senso è uscito in maniera appunto straordinaria dal punto di vista scientifico e umano. Ma appunto, quando uno è un mito e ha una capacità mitogenetica, intorno a lui poi si creano tutta una serie di aneddoti di cui è piena la vita, credo, di Bruno Tuschek. E io non oso avventurarmi su questo terreno in vicinanza del figlio e anche di Giorgio, che di alcuni di questi aneddoti mi ha fatto dono. Non ho molto altro da dire perché credo che la giornata sia dedicata alla storia della scienza, che ormai rappresenta un punto di congiunzione importantissimo, soprattutto in un'accademia come questa, che vede riunite insieme sia le discipline scientifiche cosiddette dure, sia le discipline scientifiche molli, quelle delle scienze umane. Ma per tutto ciò che ho detto e per quello che rappresenta ormai la storia della scienza, anche per la storia delle scienze umane, ecco, questa giornata rappresenta un momento molto significativo di cui voglio ringraziare gli organizzatori e anche Luciano Maiani. Grazie e do la parola ora a Giorgio Parisi. Grazie.
Buongiorno a tutti, e per me è un grandissimo piacere inaugurare qui questa seduta all'Accademia dei Lincei di questa commemorazione di Bruno Tuschek. Come ha detto giustamente bene il nostro Presidente, la storia è estremamente importante. È importante che noi ci ricordiamo di quelli che hanno aperto le strade all'umanità, non solo per adesso, ma anche perché questi approfondimenti storici fatti adesso possono essere estremamente importanti per gli storici del futuro. E mi ricordo che, come aveva citato sempre il Presidente, queste bellissime lezioni che Bruno Tuschek, che appena diventato socio straniero dell'Accademia, decise di far fare nell'Accademia, credo con l'aiuto di Francis, se ricordo. All'inizio. Come? All'inizio. All'inizio. E quindi queste sono state una cosa estremamente importante. A noi adesso stiamo cercando di sistemare, fare in modo che queste vengano messe in rete sul server dell'Accademia, perché le abbiamo restaurate. Fatemi dire due parole sull'importanza che Bruno ha avuto. Subito dopo la dopoguerra, la situazione in Italia dal punto di vista della fisica, non solo della fisica, è abbastanza disastrata. C'erano stati tutti gli sforzi di Amaldi, che sono stati fondamentali, sia nel ottenere un supporto dal punto di vista governativo per la fisica, quindi poi con la creazione prima dell'Istituto Nazionale Fisica Nucleare come istituto dentro il CNR, e dall'altro tempo con la costruzione del CERN, che è stata fondamentale per come interfaccia degli NFN con la fisica europea, e poi il CERN è stato, come sappiamo, fondamentale per tutto. Il problema è che molti fisici teorici italiani, specialmente teorici, hanno andati via. E l'Italia è stata in qualche modo salvata da due grandi fisici stranieri, Vatagin a Torino e Bruno Tuschek a Roma, i quali in qualche modo portarono un'internazionalizzazione della fisica e permisero di ricostruire la fisica teorica in Italia. Allora, dal punto di vista accademico, se uno vuole provare a fare delle genealogie accademiche, Bruno Tuschek è mio nonno, in quanto io mi sono laureato con Nicola Cabibbo, e Nicola Cabibbo si è laureato nel 58 con Bruno Tuschek, facendo una tesi assieme a Francesco Calogero e a Paolo Guidoni, recentemente scomparso Paolo Guidoni. I primi lavori che fece Nicola erano stati profondamente influenzati da Bruno Tuschek. Infatti lui cominciò a lavorare, mi pare, verso il 61, insieme a Gatto, per studiare proprio su spinta di Bruno Tuschek tutto quello che si sarebbe potuto vedere nelle collisioni e più e meno. Quindi questo interesse per la fisica dell'elettromagnetismo, quindi per le correnti, nasce proprio da questa spinta di Bruno Tuschek su Nicola di andare in questa direzione. Infatti alla fine Nicola e Gatto scrivono un bellissimo articolo lunghissimo, molto dettagliato, con tutte le predizioni di vario tipo che si potevano fare, che poi alla quale veniva, che molto spesso all'epoca la gente si riferiva come la Bibbia.
E Bruno ha anche avuto il grande merito di aver messo su un enorme, un grosso, no, non enorme, non esageriamo, un grande gruppo teorico a Frascati, proprio per studiare la fisica connessa con questa macchina straordinaria che stava costruendo Adone, il gruppo teorico nel quale io mi sono inserito nel 71, quindi anche per questa creazione di Adone e poi di questo gruppo teorico a Frascati io sono doppiamente grato a Bruno. Quindi sono estremamente contento che qui in Accademia venga fatto questo convegno, che è la terza giornata di questo grande convegno scientifico, e a questo punto ringrazio anch'io tutti gli organizzatori e vi lascio la parola. Adesso. Adesso. In inglese o in italiano? As you prefer. In inglese va bene. No, anche in italiano. Come preferisci? In italiano preferisci. C'è un microfono. Ah, devo semplicemente accendere, dice che aiuta. Ok. Dunque, grazie nuovamente, ieri e l'altro ieri, sembro non fare altro che ringraziare tutti voi per aver organizzato questi straordinari 3 giorni. E devo anche ringraziare Giorgio per le splendide parole su mio padre. Per molti versi, negli ultimi 2 o 3 giorni mi sono sentito un po' il giullare, in quanto io non appartengo al vostro mondo. E sono stato molto cortesemente invitato qui a raccontare aneddoti, più che mai su mio padre, aneddoti che probabilmente a molti risultano divertenti, ma che per la famiglia delle volte è stata estremamente dura. Io sono venuto qui all'Accademia più o meno ai tempi in cui mio padre venne fatto socio straniero. Era un periodo molto difficile perché io stavo uscendo fuori dal periodo adolescenziale con tutti i problemi che chiaramente comporta, no, i 15, 16, 17 anni. E cominciava anche il declino di mio padre. Pochi anni dopo la sua nomina ebbe il suo primo collasso epatico, per cui passò molto tempo in ospedale. Per cui questo periodo, questo piccolo frangente, credo che fosse nel 75, qui all'Accademia fu per me un momento molto bello perché interagivo con mio padre in maniera costruttiva, non affettiva ma costruttiva, facevamo qualcosa insieme. Io di nuovo non ero e non sono uno scienziato, avevo una grande predilezione più per la matematica a quel tempo, però come ho raccontato il primo giorno all'università, il fatto che mio padre affrontava i problemi di ogni giorno in maniera perversa, non cercava mai la strada diretta, il famoso aneddoto che vi ho raccontato della barca o del tentare di chiudere un buco sul soffitto con una moneta e un francobollo invece di prendere la scala come farebbero tutti quanti, lui decise di affrontare e approcciare il problema in maniera diversa, che non fu mai risolutiva, per cui era una bella avventura. Per cui questa collaborazione al centro interdisciplinare, che passai circa, credo, 6 mesi con lui in maniera quotidiana, fu molto bello. Fu molto bello non solo il rapporto che riuscimmo a sviluppare, che poi venne di nuovo a scemare quando partì per Londra, ma ebbi la grande fortuna di conoscere nuovamente personaggi straordinari, e mi sembra di ricordare che la prima registrazione che feci fu quella di mio padre, diede una prima lezione, non mi ricordo il soggetto o l'argomento, ma subito dopo venne Paul Dirac, che fu una cosa molto interessante, come furono tante altre registrazioni. E io per molti versi ero l'operaio del caso, nel senso che stavo dietro la telecamera e cercavo in qualche maniera di gestire
un sistema al tempo alquanto arcaico, cioè usavamo una vecchia macchina da ripresa che funzionava qualche volta sì e spesso no, insomma, per cui fu un momento molto bello. E, sì, mio padre fu molto affezionato a questa istituzione e aveva lo studio, o almeno aveva preso possesso delle stanze, credo, nel palazzo qui accanto alla Villa Farnesina, e spesso e volentieri ci incontravamo qui all'Accademia, anche perché per motivi familiari non vivevamo più insieme. E, devo dire, con mia moglie, ieri siamo andati a vedere com'era la Trastevere che conoscevo 40 anni fa, è cambiata completamente. Andavamo spesso a mangiare da Romolo da Fornarina, ieri abbiamo notato che è un piccolo ristorante di polpette, per cui c'è stato un po' un senso di delusione. Comunque no, volevo semplicemente dare il mio piccolissimo contributo della mia esperienza con mio padre qui, perché è stato veramente uno degli ultimi momenti belli, perché dopo partii per Londra nel 76, mio padre morì nel 78 e non l'ho mai più rivisto dopo il periodo speso qui all'Accademia. E, nuovamente, come ho detto, mi sento un impostore qui, sono onorato chiaramente di essere in un posto talmente prestigioso e soprattutto molto grato a tutti gli organizzatori che hanno reso questo possibile, per cui nuovamente un grande grazie a tutti.